Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Io Risparmio, sono Pasquale e bentornati in un nuovo video del vostro investitore della porta accanto. Bene, oggi volevo fare un video un po' particolare. Come sapete io non vivo dei dividendi, ma ho una grande passione per questa tipologia di introito, di cash flow, e vedo molte volte in giro la diatriba che c'è e che continuerà ad esserci molto probabilmente per molti secoli a venire, di chi trova i dividendi inutili, chi li trova utilissimi, e chi dall'altra parte trova le aziende growth utili e chi invece non le trova assolutamente utili. E volevo un po' dare la mia sensazione, i miei, diciamo, non dico giudizi, ma comunque il mio parere su questa diversificazione, perché credo che sia un po' fiato buttato contro vento, insomma un qualcosa di totalmente inutile. E poi nel proseguo del video cerchiamo anche di capire perché secondo me questa è una diatriba piuttosto inutile. Ma parliamo subito. L'unica cosa prima di partire, comunque, volevo ricordare che in qualsiasi momento potete iscrivervi al canale e cliccare la campanella delle notifiche per non perdervi nessun video successivo. E ovviamente, se questo contenuto è di vostro gradimento, un bel pollice in su per l'algoritmo di YouTube, è quello sì che è un ottimo investimento, altro che dividend growth. E ovviamente, se volete un po' interagire con me e portare avanti la discussione, potete tranquillamente lasciare qualcosa nei commenti qui sotto. Per cui, dividendi inutili e inefficienti, stiamo veramente parlando di qualcosa che è inutile e inefficiente? Tra l'altro ho visto di recente un paio di video che andavano un po' a trattare questa tematica, come il dividendo un qualcosa che è fiscalmente inefficiente, che non è utile perché leva delle risorse alle aziende, non le fa crescere e così via. Allora, facciamo una premessa. Per quale motivo faccio questo video? Lo faccio per chiarire a voi che mi seguite, ma anche a me, un po' tutto quello che è il discorso, tutto quello che diciamo è il discorso che si va a eseguire quando delle persone vanno a intavolare questa problematica, che poi secondo me, come dicevo prima, è un po' soffiare contro il vento, e cercare appunto di prendere i punti chiave fra quello che sono le dividend, le aziende dividend, e quelle che invece sono le aziende growth, che sono un po' quelle che vanno a combattere fra di loro. Il value c'è sempre, ma viene un po' lasciato in sordina in questo periodo. Ovviamente alcune cose da puntualizzare è che queste sono tematiche che non sono oggettive, nel senso che qualunque cosa vado a dire in questo video è prettamente personale. Ovviamente vanno a rispecchiare la mia propensione al rischio, ma anche la mia tecnica di investimento, quello che è il mio stile di investimento, quali sono anche i miei obiettivi, per cui io faccio una tipologia di investimento in un certo modo, proprio perché va un po' a rispecchiare quello che sono le mie strategie e i miei obiettivi di vita. Una cosa molto importante da andare a puntualizzare è anche che un investitore, qualunque esso sia, un dividend, un growth, un value, debba essere critico molto con se stesso e capire quando quello che sta dicendo è errato, quando un qualcosa che un'altra persona sta dicendo è corretta, e per cui cercare di andare ad aggiustare quello che è il proprio tiro, perché l'obiettivo finale è quello appunto di far crescere il proprio patrimonio, di stare finanziariamente meglio, magari di essere anche finanziariamente indipendenti, e l'unico modo per poter realizzare questi obiettivi passa dall'essere in grado di saper criticare se stessi. Ovviamente non ci sono degli asset perfetti, non c'è l'azienda dividend perfetta, non c'è l'azienda growth perfetta, perché non viviamo in un mondo perfetto, le aziende sono fatte di uomini, gli uomini sono tendenzialmente imperfetti, fanno degli errori, per cui anche aziende che possono sembrare adesso come insormontabili, intramontabili, invece potrebbero ritrovarsi fra una decina d'anni ad essere nel mezzo di quello che invece non è più il top, ma un po' nella mediocrità. Casi ce ne sono stati, General Electric, IBM, che magari fino a 20-30 anni fa erano quella più alta capitalizzazione, adesso invece sono lì nel mucchio. Per cui queste erano puntualizzazioni che volevo fare. Ovviamente vado anche a specificare che ogni cosa che andrò a dire non è un consiglio finanziario, ma sono semplici mie opinioni. Allora, dividendo sì, partiamo dai punti positivi. Il dividendo dà un cash flow da intascare o investire, per cui dà una rendita continua. Ovviamente andare a investire in aziende con dividendi ci dà la sicurezza di ricevere in un certo senso ogni mese una determinata somma, che è in relazione a quello che è il dividend yield. Appunto, per chi investe in dividendi lo sa, per chi non è nuovo, diciamo è quella percentuale degli utili che l'azienda va a distribuire ai propri investitori come premio, appunto per essere parte dell'azienda, per essere proprietari in parte dell'azienda. Questo è un lato positivo, perché ovviamente uno ogni mese sa
che gli arriverà questa determinata somma in tasca o sul proprio conto bancario o sul proprio conto broker, e per cui potrà utilizzarla per le proprie spese oppure andare a utilizzarla per reinvestirla appunto nell'azienda o anche in altre aziende per aumentare il proprio patrimonio. Un altro punto positivo comunque da considerare è la protezione contro l'inflazione. Ovviamente se un'azienda ha un dividendo del 6-7%, se l'inflazione è al 2% e la tassazione diciamo sul dividendo è un 37%, per esempio se andiamo a prendere un'azienda americana abbiamo il 26 più il 15, questo ci protegge contro l'inflazione perché abbiamo un cash flow che comunque va a rivalutare il nostro patrimonio, il nostro denaro, perché è quello che è il rendimento dell'azienda in termini di dividendo è più alto rispetto a quello che è appunto l'inflazione in quel momento. Questo è un lato che va considerato soprattutto perché ci protegge in determinati modi. Non solo dividendo ma anche capital gain, perché quando si va a investire in un'azienda a dividendo si deve anche considerare il fatto che molte di queste aziende, la maggior parte, non è che sono fisse su un prezzo e lo stanno lì per sempre, ma oltre a dare, a fornire agli investitori un dividendo, vanno a dare anche una crescita del capital gain, per cui il valore delle azioni in borsa vanno ad aumentare. Il valore delle azioni diventa anche un asset molto importante, perché nel momento in cui vogliamo liberarci di un'azienda che in quel momento consideriamo essere arrivata ai suoi massimi e non pensiamo possa andare più in alto, ci avrà dato per un certo periodo una rendita, ma oltre a ciò ci avrà dato anche un capital gain molto importante. E nelle aziende che ho trattato fino adesso, chi mi segue lo sa, ho sempre valutato aziende che danno un dividendo importante, ma di per sé nel tempo sono andate a crescere in maniera molto importante anche per quanto riguarda il valore delle azioni nel mercato. E molte aziende aumentano anche il dividendo nel tempo, quelle cosiddette dividend growth, cioè molte aziende ogni anno vanno a aumentare il valore in termini monetari di dividendo, perché per esempio un'azienda quest'anno può dare 1,20 euro o $1,20 di dividendo, l'anno prossimo potrebbe dare $1,21 e l'anno successivo $1,22. O così via, per cui il dividendo va ad aumentare volta dopo volta, anno dopo anno, e il nostro investimento, oltre ad avere un capital gain e un dividendo, avrà anche un dividendo che aumenta, e questo andrà anche ad aumentare le somme che ci andranno negli anni ad essere fornite appunto da questo yield, da questo dividendo, e ci aiuteranno appunto a raggiungere i nostri obiettivi di vita. Detto ciò, tutto questo va anche a sintetizzare il fatto che possiamo aumentare l'interesse composto, perché ricevendo sempre più soldi da poter reinvestire possiamo andare a far lavorare il denaro in maniera tale che questo possa crescere e possa essere piazzato in quelle aziende che in quel momento particolare in cui andiamo a ricevere il dividendo, in quel momento storico possiamo avere appunto una somma in più rispetto a quella che noi andiamo a prendere ad esempio dal nostro stipendio, per aumentare l'interesse composto e per cui per andare a raggiungere i nostri obiettivi di vita nel minor tempo possibile. Ma ovviamente non sono tutte rose e fiori, perché c'è anche da considerare dividendo no, perché anche le aziende a dividendo hanno dei difetti. Come molte volte si dice, fiscalmente inefficiente, perché noi andiamo a pagare le tasse nel momento in cui andiamo a ricevere il dividendo. Sicuramente lo andiamo a pagare all'origine sempre subito. Ad esempio in America quando ci viene liquidato il dividendo già vengono tassate il 15%, una tenuta all'origine. Poi, indipendentemente dal fatto se abbiamo un broker bancario e quindi che fa da sostituto d'imposta, o un broker estero e quindi che l'anno successivo dobbiamo andare a dichiarare questi dividendi, comunque dobbiamo pagare anche il 26% di tasse, che è la tassazione italiana sui dividendi. E questo può essere ovviamente fiscalmente inefficiente, perché subito andiamo a pagare le tasse su qualcosa che ad esempio se non fosse stato erogato ci avrebbe potuto dare la possibilità di far crescere maggiormente questo capitale nel tempo. Un'altra parte negativa dei dividendi è che per vedere i veri benefici ci potrebbero voler tanti anni. Ovviamente noi andiamo a creare l'interesse composto anno dopo anno, magari il primo anno incassiamo 100 euro di dividendi, il secondo anno 120, il terzo anno 150 e così via. Ovviamente per arrivare a delle cifre importanti che ci possono permettere di avere una rendita fissa, continua, di un certo spessore, che ci possa appunto diciamo aiutare a vivere in maniera serena, ci potrebbero avere 20-30 anni, e non tutti sono disposti ad aspettare così a lungo, per cui bisogna anche capire che per le persone che hanno poca pazienza l'investimento in dividendi ovviamente è inutile, perché non ci si può vedere una via d'uscita. Oltre a tanti anni ci vogliono anche grandi capitali, se ovviamente si vogliono avere delle somme importanti
come cedole da fin da subito. Perché se metto 1000 euro in un'azione e l'azione ha il 4% di yield, ovviamente riceverò un importo che è diverso se io ad esempio avessi investito 1 milione di euro in quell'azienda. Per cui questa somma, se non ce l'abbiamo subito e quindi non abbiamo grandi capitali adesso, ci porta a pensare che la possibilità di avere dei grossi flussi di cassa è determinato da una quantità di anni lunghissima, a meno che ovviamente, come dicevo adesso, non abbiamo grandi somme e solo in questo caso riusciamo ad avere un cash flow continuo fin da subito di una certa importanza. Ovviamente il dividendo non è utile per utili e profitti a breve termine, perché se stiamo pensando di investire in un'azienda a dividendo, pensando che anche il capital gain delle azioni possa fare dei grossi balzi in termini percentuali subito, ovviamente le aziende a dividendi, nella maggior parte dei casi, ma secondo me più del 90% dei casi, non dà questa soddisfazione. Bisogna stendere tanti anni, aspettare che l'azienda cresca con una lentezza maggiore rispetto a un'azienda growth, perché ovviamente le aziende growth hanno quell'hype del momento, vanno a seguire un trend anche di mercato del momento e danno una possibilità di crescita di capital gain molto più veloce, molto più esplosiva rispetto a un'azienda da dividendo. Non è sempre così, ma nella maggioranza dei casi è così. Per cui per chi cerca dei profitti immediati o quasi, comunque nel termine di pochissimi mesi o anni, l'azienda da dividendo potrebbe non essere ideale. Ovviamente il dividendo non è sicuro. Le uniche cose sicure sono le tasse e la morte, ed è sulla morte avrei qualche dubbio. Per cui la cosa che si deve dire è che un'azienda in un particolare periodo storico, come ad esempio quello pandemico, potrebbe tagliare o sopprimere completamente il dividendo per un breve periodo o anche per un lungo periodo. Qui vado a citare un'azienda che ho in portafoglio, Apple Hospitality REIT, che è un REIT immobiliare americano che ha delle proprietà in termini di alberghi di lusso. Ovviamente durante la pandemia, durante i picchi pandemici, questo REIT non aveva introiti perché gli alberghi erano chiusi e ha completamente cancellato il dividendo per un anno completo, e in questo momento sta dando un dividendo spot in base a quello che diciamo sono gli introiti del mercato e il revenue del mercato in quel momento. Per cui queste sono considerazioni da fare, perché ogni azienda è nella situazione di dover poter tagliare un dividendo o eliminarlo completamente se delle condizioni particolari possono verificarsi in quel determinato periodo storico. Questo è, diciamo, un aspetto no dei dividendi. Meglio il growth a questo punto? La diatriba fra le growth e i dividendi si basa su due, appunto, cardini fondamentali. Secondo chi va a pensare che la growth sia migliore, ci si trova a vedere appunto delle aziende nell'ottica dell'investitore che sono più esplosive, danno una possibilità di avere incassi maggiori nel brevissimo termine o nel breve termine, dà anche la possibilità di andare incontro a delle crescite diciamo anche nel medio periodo, per cui si parla di 3-5 anni, dei fatturati e dei profitti maggiori, per cui l'azienda non è detto che cresca solo nell'immediato, ma potrebbe crescere anche nei 2-3 anni successivi, mentre l'azienda a dividendo sostanzialmente dovrebbe avere un'ascesa più o meno stabile nel corso del tempo, con un CAGR annualizzato più o meno che varia pochissimo fra il top e il bottom della crescita dell'azione nel mercato azionario. Ovviamente però ci sono delle differenze fondamentali che vanno tenute anche in considerazione, che non tutte le aziende growth hanno dei vantaggi particolari. Ma parliamo prima dei vantaggi, poi andiamo a parlare anche degli svantaggi. Il vantaggio immediato, ovviamente, come dicevo all'inizio, è che l'azienda growth ha questa crescita esplosiva che anche può aiutare appunto chi ha dei capitali piuttosto bassi a farle crescere il proprio profitto in maniera più importante in un breve periodo. Questo ovviamente per chi inizia, per chi è giovane, va a portare delle possibilità maggiori in termini di crescita del proprio patrimonio in un periodo di tempo piuttosto piccolo, comparato ovviamente all'investimento a lunghissimo termine. Questo non significa che l'azienda growth sia un'azienda che poi dopo i 3-4 anni non crescerà più, però ovviamente da quello spunto iniziale che è l'azienda da dividendo, che in linea di massima è anche un'azienda un po' più vecchia, tra virgolette, un'azienda un po' più stabile nell'arco degli anni, non potrebbe dare. Il vantaggio anche dell'azienda growth è che è sulla bocca di tutti ne parlano, si sanno più informazioni
mi viene in mente ad esempio Tesla, ma se ne parla anche adesso Tattoo Chef o Celsius Holdings, insomma sono aziende che in questo momento, Lemonade, se ne parla tantissimo, e per cui la gente è più informata perché arrivano più informazioni e si possono avere anche più punti di vista di altre persone. Ovviamente c'è da tenere in considerazione anche gli svantaggi, cioè non è detto che un'azienda growth cresca per forza, perché un'azienda growth basa il suo business su qualcosa che teoricamente o solitamente è innovativo o dovrebbe esserlo, ma non è detto che questa innovazione possa andare a piacere alla gente, o magari non è detto che l'innovazione rispetto ai competitor sia così conveniente rispetto appunto alle altre offerte che ci sono nel mercato, per cui l'azienda potrebbe anche non crescere, potrebbe addirittura insomma andare nel dimenticatoio, non dico fallire, però comunque stare lì ad annacquare nelle acque basse della palude. E questo è comunque qualcosa da tenere in considerazione, perché ovviamente molti parlano dell'investimento in growth perché dà una maggiore possibilità di crescita, ma nessuno va mai a considerare che l'azienda growth potrebbe anche non crescere mai, perché ci sono delle variabili esterne che in alcuni casi possono essere controllate, ma in altri casi molti no, per cui bisogna tenere sempre in considerazione il rapporto fra rischio e rendimento nelle aziende growth e capire quanto possa convenire appunto, o quanto possa essere possibile che quell'azienda growth vada a crescere veramente oppure no. Quali sono le conclusioni che voglio dare? Beh, in linea di massima vedo che, come ho detto all'inizio, sia una discussione sterile, perché ci si può trovare ad avere un portafoglio misto, un po' come ce l'ho io. Io ho delle aziende mega cap, ho delle aziende piccole, per cui mi aspetto che crescano, e ho delle aziende da dividendo, insomma, diversificati fra vari settori, REITs, BDC, diciamo Dividend King, Dividend Aristocrats e così via. Questo perché secondo me l'investitore consapevole dovrebbe essere in grado di poter capire che un portafoglio ben bilanciato, un portafoglio che va creato per il lungo termine, non può essere fatto solo di dividendi, solo di growth, solo di value, deve essere fatto di aziende. Punto. Aziende forti, aziende stabili, che hanno un vantaggio competitivo, che hanno possibilità di crescita sempre nel tempo, che hanno possibilità di sapersi reinventare nel momento in cui le cose vadano un po' male. E qui mi viene in mente ad esempio Iron Mountain, un REIT che ho, che si occupa di archiviazione e che molti davano per spacciato appunto perché l'archiviazione, diciamo, i servizi che offrivano loro erano di tipo cartaceo, e loro si sono convertiti dismettendo alcune cose e implementandone altre al digitale, e hanno avuto del capital gain in quest'ultimo anno che è pauroso, in dividendo e anche succoso. Per cui diciamo, quello che dico io a chi diciamo, si approccia a questo mondo è di essere in grado di essere critici con se stessi, di saper valutare le aziende non dal punto di vista del dividendo o dal punto di vista del growth o del value, ma dal punto di vista se l'azienda è solida, se l'azienda offre delle prospettive di crescita in termini di innovazione interna, in termini di fatturato, in termini di profitto, in termini di management, perché molte volte viene trascurato questo aspetto, ma il management è invece l'aspetto più importante, e soprattutto, almeno per come la vedo io e per come sono io come investitore, vedersi sempre proprietario, anche se in piccola parte, dell'azienda, e condividerne quelli che sono gli obiettivi, condividerne la filosofia, condividerne quelli che sono i prodotti che l'azienda, diciamo, fornisce, sia nei servizi o prodotti fisici, per sentirsi parte del tutto e appunto essere proprietari di quell'azienda. Bene, spero che questo contenuto sia stato di tuo gradimento. In qualsiasi momento puoi farmelo capire lasciando un bel pollice in su qua sotto, e se sei nuovo ovviamente iscrivendoti al canale e cliccando la campanella delle notifiche per non perdere il suo video successivo, ovviamente. Ma non dimenticherò mai di ripeterlo. Se lasci un commento qui sotto, magari possiamo aprire una discussione in merito, e mi piacerebbe sapere tantissimo le tue opinioni. Bene, siamo arrivati anche per oggi alla fine, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!